Buonasera a tutti, si sente. Allora, io introduco questa serata. Innanzitutto vi ringrazio per essere così numerosi e sono contentissimo che ci siano così tanti ragazzini, bambini. Insomma, questa è una cosa molto bella, poter uscire la sera e andare ad ascoltare della musica dal vivo, che non è una cosa scontata comunque. Quindi ci facciamo un applauso. Alcuni di voi studiano anche gli strumenti, per cui potranno magari iniziare ad apprezzare ascoltando, e quindi sarà ancora più interessante. Come nasce questa serata? Allora, nasce dalla nostra attività qui a scuola, con i corsi di musica pomeridiani, che l'Istituto Candi ha caldeggiato appunto la presenza appunto di questi corsi, che sono organizzati dalla maestra Valeria Isaieva, e che facciamo appunto nei vari pomeriggi, a cui di voi, magari altri che magari vorranno poi partecipare. Come funziona? Io mi chiamo Michael Alberga, sono il presidente, questa parolona, dell'associazione che organizza appunto questi corsi in varie scuole, perché noi crediamo fermamente che l'educazione musicale debba proprio anche partire dalle scuole, che hanno la possibilità appunto di far vedere, far fare esperienza appunto di questa dimensione di bellezza che è fondamentale per la vita. Infatti il nostro motto dice: una vita senza musica è come un corpo senza anima. Detto questo, come funzionerà stasera? Allora faremo una prima parte di musica classica proprio, in cui mano a mano Valeria presenterà i vari ospiti. Ci saranno appunto vari strumenti: abbiamo il pianoforte, il pianoforte traverso, il violino. E poi ci sarà una seconda parte, diciamo, moderna, in cui sarà presente la chitarra, il contrabbasso, che non è né un violoncello, poi lo vedrete, e anche la voce. Finiremo con un paio di canti e poi vi spiegherò che tipologia abbiamo scelto. La serata, ragazzi, lo dico soprattutto a voi ma anche agli adulti, è impegnativa, perché bisogna stare in silenzio, ad ascoltare questa musica, quindi bisogna cercare appunto di seguire. Magari sarà, per qualcuno sarà anche la prima esperienza, per altri no, ed è proprio un bel inizio per iniziare ad ascoltare. Noi diremo anche qualche parola sui vari brani, e lo dico, magari non lo sapete, si applaude alla fine del pezzo. Magari il pianista fa un passaggio meraviglioso, lui viene ad applaudire, non fatelo, solo alla fine del brano, ok? E quindi, però, potete spellarvi anche le mani alla fine, un modo per scaricare la tensione dell'ascolto. L'ascolto, attenzione, è un'attività, è come la lettura, come la pittura, è proprio una cosa che richiede dell'attenzione. Non vi spaventate se vi distraete, però potete magari poi sempre riprendervi. E poi, magari dopo anche a casa, una volta che vi ho spiegato i pezzi, potrete, pensate un po', anche riascoltarli in delle fantastiche registrazioni. Basta, non parlo più. Lascio la parola a Valeria e vi auguro una buona serata. Buonasera a tutti, tanti di voi mi conoscono già, mi chiamo Valeria e oggi mi apro io la serata con un brano al pianoforte di Frédéric Chopin. Chopin era un compositore polacco del 1800 e la sua passione era proprio pianoforte, ha scritto tantissimi brani per il pianoforte. E stasera vi suono un notturno, come sentite anche dalla parola, deriva proprio dalla notte, vuol dire che è una musica che può essere eseguita di notte, ma di notte non per dormire, non è una ninna nanna, ma per stare in silenzio e per apprezzare la bellezza di quello che sta accadendo. È una melodia che si ripeterà parecchie volte, ma ogni volta cambierà qualcosina, ogni volta quella melodia sarà ancora più bella di prima. Buon ascolto. Thank you.
adesso vi presento il mio collega Luca Truccolo, che suona un altro brano, sempre di Chopin, però di un altro tipo. Buonasera a tutti, io sono Luca Truccolo, sono insegnante di pianoforte qui presso l'Istituto Candia di Seregno e oggi vi proporrò l'ascolto dello studio opera 25 numero 11 di Chopin, composto sempre da Frédéric Chopin, questo compositore polacco nato vicino a... grazie, c'è il vicale con le risette. Questo compositore polacco nato vicino a Varsavia nel 1810 e morto a Parigi nel 1849 e oltre a un ciclo di notturni di cui vi abbiamo presentato un assaggio Valeria, io oggi intendo proporvi l'ascolto di uno studio opera 25 numero 11 che fa parte di una raccolta di 12 studi opera 25 pubblicati quando Chopin aveva 26 anni, presso appunto quando si era già stabilizzato a Parigi. Il brano che vi propongo è soprannominato Vento d'inverno e adesso capirete il perché sostanzialmente. E uno studio è sostanzialmente una forma musicale in cui il compositore richiede all'esecutore di cimentarsi con delle difficoltà tecniche di varia natura. In questo caso la difficoltà tecnica è eseguita dalla mano destra che svolge nel corso di tutto quanto il brano una cascata di note. Buon ascolto. Thank you.
successivo che non suonerò da solo, ma suonerò con l'ausilio di una mia collega, Laura Ornaghi, violinista originaria di Burago Molgora, che invito a salire sul palco. Il brano che vi presentiamo oggi è il primo movimento tratto dalla Primavera di Beethoven, la sua quinta sonata, opera 24, pubblicata nell'anno 1800 appunto dal compositore tedesco nato a Bonn in Germania nel 1770 e morto nel 1827. Il titolo è stato attribuito non dal compositore ma dall'editore già nella prima edizione, appunto, che intendeva dare un richiamo al brano, appunto, definendolo Primavera in virtù appunto dei suoi del suo connotato estremamente lirico. Infatti questo qui è un brano molto espressivo, costituito sostanzialmente dal dialogo di due temi. Il primo, che viene enunciato all'apertura del brano direttamente dalla violinista e successivamente rielaborato anche dal pianoforte, e il secondo tema di natura più vivace e più aspra, e quindi l'intero movimento è basato su questo scambio dialettico tra questi due temi. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
bello il violino, vero? Ci ricorda molto il canto degli uccellini, quello di primavera. Adesso vi presento il nostro insegnante di flauto, si chiama David Monge. Eccolo qui. Insieme suoneremo questo brano, bambini, che si chiama Arpeggione. Ma che cos'è un arpeggione? Arpeggione era uno strumento che esisteva tanti anni fa, adesso non c'è più, e assomigliava molto al violoncello. Non assomiglia al flauto, però. Allora, questo brano Schubert l'aveva scritto tanti anni fa, era più o meno contemporaneo di Beethoven, era un po' più giovane di Beethoven, quindi l'ha scritto per questo strumento arpeggione. L'hanno eseguito in pochi su quello strumento così antico e poi hanno iniziato a suonarlo con il violoncello. Ma la musica che vi stiamo per suonare è talmente bella che tanti musicisti l'hanno trascritta per altri strumenti. E oggi vi presentiamo la trascrizione per il flauto e il pianoforte. Suoneremo il primo movimento di questa composizione. Cosa dobbiamo pensare? Dobbiamo pensare che in questa musica si alternano momenti di tristezza e di malinconia con i momenti di gioco e gioia improvvisa. È un continuo cambiarsi dell'umore. Però lascio a voi di decidere come finisce questo primo movimento, se finisce con la gioia o se finisce con un po' di questa malinconia. Ma non è una malinconia in vano, è una malinconia che apre a qualcos'altro, che apre a quell'altra gioia che arriva dopo. Buon ascolto. Thank you.
per introdurci alla seconda parte della serata, vi proponiamo all'ascolto il Libertango del Astor Piazzolla. Era un compositore argentino, era molto appassionato alla musica popolare, suonava in tutti i modi vari tipi di tango, li accompagnava anche in piazza per quelli che volevano ballarlo. Questi piccoli spostamenti, iniziamo la seconda parte, siete stati bravissimi a seguire il tutto, ci avviamo appunto verso la fine e che cosa ascolteremo adesso? Vi faccio una breve introduzione. Ascolteremo della musica appunto contemporanea, invece noi abbiamo ascoltato appunto musica antica del passato, questa invece è musica contemporanea, alcuni degli autori che suoneremo sono anche viventi. Che musica vi proponiamo stasera? Una cosa particolare,
Allora, siamo nell'ambito della musica moderna, del jazz, ma non del jazz tradizionale americano, ma del jazz che viene dal Sud America, in particolare dal Brasile. E gli autori che ascolteremo in questa piccola parte sono tre grandi autori della musica brasiliana o della musica popolare brasiliana, MPB, che mescola un po' di musica classica, un po' di musica popolare e un po' anche di musica jazz. Sono un autore contemporaneo, un chitarrista molto bravo, un compositore che si chiama Ginga, poi un autore che si chiama Baden Powell, che l'avevano chiamato così in onore del capo scout, infatti si chiama Baden Powell Giolanda, questo nome un po' particolare, e infine un brano di due brani cantati questa volta di uno dei grandi autori della musica brasiliana, della bossa nova, che è appunto Antônio Scandro Jobim. Sono tre momenti diversi. I primi brani afferiscono a quel genere che si chiama choro, che è una musica nata negli anni 20, la cui traduzione è letteralmente pianto, anche se in realtà è musica molto allegra. Però per l'evenienza io ho scelto dei brani invece un po' più nostalgici, diciamo. Il secondo, invece, è un brano che pesca nella tradizione del samba, che, attenzione, non è la samba, ma il samba, che è un termine maschile, non femminile, molti erroneamente chiamano la samba, per cui questo ritmo che nasce in particolare per le feste del carnevale, e infine questi ultimi brani che sono di bossa nova e sono due brani appunto cantati. La prima parte suonerò io la chitarra e poi invito poi a salire i successivi artisti. Buon ascolto. Thank you.
soprano invece chiamo sul palco Fabio Mazzola al contrabbasso, che accogliamo con un applauso. In questo brano aggiungiamo un elemento in più del jazz, che è l'improvvisazione. Dopo l'esposizione che ascolterete di questo tema cantabile, di questo samba, improvviseremo insieme sulle armonie di questo brano, che appunto deve ser amor. Thank you.
chiudiamo con due brani cantati di Antonio Carlos Jobim, che sono uno famosissimo, Garota de Ipanema, che racconta di questa apparizione meravigliosa che appare sulla spiaggia appunto di Rio de Janeiro, e un altro brano che si titola Chega de Saudade, è proprio la canzone della saudade brasiliana. Si divide proprio, ascolterete, una parte in minore e poi una in maggiore. Vai via tristezza, perché lei non mi dà più ascolto, però se anche solo mi desse un piccolissimo bacio sarei contento come se fossero contenti tutti i pesci del mare, visto che loro venivano sull'oceano. Maria Rita Ortolani alla voce.
Sua boca dentro dos meus.
Ancora per la calorosa partecipazione e l'attenzione. Direi che l'ora è anche tarda per i piccoli, per cui finiremmo qui, se siete d'accordo. Un bis. E qua c'è il dilemma. Lascio a voi la parola. Cosa facciamo? Un bis di classica o un bis di moderna? Questo qua si dividono gli anni. Facciamo un bis noi? Sì, fate voi bis. Facciamo noi un bis. Non ce l'abbiamo. Facciamo un brano in italiano allora. Famosissimo. Forse i più piccoli l'hanno già sentito canticchiare, chissà, alla radio o da qualche mamma o da qualche nonna. Vediamo un po' se lo conoscete. È un vero bis, perché solitamente i bis sono preparati, noi non l'abbiamo preparato. Speriamo bene. Sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, batto in giù, giro mi rigido sempre Belzebù, conto le stelle ad una, ai, cerco sorridere alla luna, ai, provo a fischiettare ed a cantare, ma quel sassolino mi fa sempre male, piano piano devo camminare, faccio un passo poi mi devo fermare, sono proprio sfortunato, sì, e tutta colpa sassolino piccolino che stai qui. Ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro mi rigiro sempre Belzebù. Ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro mi rigiro sempre Belzebù. Conto le stelle ad una, ai, cerco a sorridere alla luna, ai, provo a fischiettare ed a cantare. Sempre ma piano piano devo camminare, faccio
dentro Belzebù, conto le stelle ad una, ai, cerco sorridere alla luna, ai, ai, provo a fischiettare ed a cantare, ma quel sassolino mi fa sempre male, piano piano non devo camminare, faccio un passo e poi mi devo fermare, sono proprio sfortunato, sì, è tutta colpa sassolino piccolino che stai qui, ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, batto il piede, batto il piede, mi fa tanto tanto male, ai, ai. Grazie. Grazie. Non ci sprechiamo tutto, quindi possiamo fare un'altra serata e venite numerosi, lo dite anche ad altri. Un visto solo. Grazie ancora, ringraziamo ancora il Candia che ha accolto la nostra associazione Music for Education e speriamo che la musica si diffondi sempre di più a Serenio e dintorno. Buona serata.